Allora, il progetto Vivi Internet al sicuro affronta un tema che è un poco alla portata di tutti, perché tutti noi utilizziamo gli strumenti che la rete ci offre e nell'utilizzo di questi strumenti che la rete ci offre abbiamo visto oggi, già con i primi lavori di questa iniziativa, che ci sono moltissimi rischi, rischi che vengono sottovalutati dagli utenti. Insieme alla sottovalutazione dei rischi c'è una sottovalutazione dell'importanza del valore dei dati personali, che non è soltanto un fatto di cultura, un fatto filosofico, è anche un valore economico. E da questo punto di vista gli incontri di oggi, anche con il rappresentante di Google, con il rappresentante dei consumatori, ha consentito di evidenziare questo aspetto con tutte le criticità e le opportunità che questo comporta. C'è ancora molto da fare, il regolamento offrirà dal 2018 degli strumenti che nel nostro codice sono già previsti, ci saranno comunque sicuramente maggiori tutele, si tratterà naturalmente di seguire questo percorso e non appena si evidenzieranno delle criticità nell'applicazione delle nuove regole di intervenire. Noi come autorità garante speriamo di poter fare molto da questo punto di vista. Sperando che il legislatore ci possa supportare laddove l'attività di interpretazione del garante delle nuove norme dovesse risultare insufficiente o non consentita dalle regole fissate nel regolamento. Sulla cultura della privacy ci vuoi dire La cultura della l'educazione della privacy, cultura della privacy? nel nostro paese è sentita molto da un punto di vista di tutela del dato personale quando affrontiamo il tema dei media. È sentita molto meno invece quando affrontiamo il tema dell'utilizzo delle nuove tecnologie. Credo che se si spostasse un po' di attenzione del consumatore dal rispetto della propria immagine a quella del rispetto del dato quando utilizziamo i social, quando utilizziamo i siti nell'e-commerce, noi avremmo una tutela maggiore senza arrivare necessariamente alla conflittualità, quindi autotutela di chi utilizza questi strumenti.